Perché, cari fratelli, perché voi non ignorate che il primo uomo ricevette la grazia in uno stato di innocenza? Non aveva ancora peccato il primo uomo, perciò il Signore non solo si è compiaciuto di elargirgli tutti i doni della stupenda, umana, razionale natura, ma vuole dare all'uomo anche il dono della soprannaturale sua divina amicizia. L'uomo fu creato nella grazia di Dio. Allora non c'era ancora riferimento alla morte, cruenta espiatrice di Cristo sulla croce. Non ce n'era ancora bisogno, perché non era ancora intervenuto il demonio con la sua malizia e l'uomo con il suo peccato. Ma dopo il peccato, tutti gli uomini, senza eccezione, anche Maria Santissima, in quel modo particolare e splendido, se ne sono salvati tutti, esclusivamente e unicamente tramite la grazia di Cristo e di Cristo crocifisso, di Cristo Redentore, di Cristo che ha pagato sulla croce il grande riscatto dell'umanità. Così anche la grazia della Madonna era una grazia del Figlio suo. Ma vedete il mistero, la Madonna è il primo miracolo di Cristo, perché prima ancora che Cristo venisse, Cristo che doveva venire da lei, che lei doveva incarnarsi, il Verbo dell'Eterno Padre, Maria per virtù di Cristo ed in vista di Cristo, fu purificata in maniera tale da non conoscere mai la macchia del peccato delle origini. Il miracolo di Cristo è il compendio di tutte le sue verità. La grazia del Signore mai la lasciò. Una sufficiente consapevolezza di tutto questo. Com'è importante rivestirci di Dio e di vivere la degnità della divina figliolanza, di fuggire l'orrore del peccato, di aggrapparci non alla nostra povera giustizia umana, ma alla giustizia del Dio Onnipotente. La sapienza del Signore, che è la sapienza del Verbo, dell'Eterno Padre, ebbene, la sapienza increata è esattamente tutto ciò che è il Padre, perché è consustanziale al Padre, ma anche la sapienza creata, quella sapienza che è l'insieme di tutte le creature. Questa sapienza manifesta, esplica in qualche modo tutto ciò che è nascosto in Dio. Così pensate, la grazia santificante che Dio, ed essendo Dio partecipato all'uomo, divinizza l'uomo, trasforma l'uomo, dandogli una somiglianza con il suo Dio. Ebbene, quella grazia santificante contiene tutte quelle perfezioni che ci sono in Dio e che solo imperfettamente si manifestano nel creato. Giustamente si deve dire di Maria che ella è davvero il compendio di tutte le verità di Cristo. In questo contesto è giusto vedere il rapporto privilegiato, unico, di Maria rispetto al Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Non a caso le litanie della Beata Vergine cantano Nostra Madre Celeste anche con questo titolo, Speculum Institutiae, specchio della giustizia. Di quale giustizia si tratta? Non certo della povera giustizia umana, che è già una grande virtù, sapete, ma che è una virtù molto limitata, molto particolare. La Santa Scrittura, quando dice giustizia, intende dire giustizia nel senso di santità. Ad esempio, quando San Matteo dice nel suo Vangelo dell'infanzia di Gesù, San Giuseppe era un uomo giusto, voleva dire un uomo santo, non solo retto nel rapporto con il prossimo, quella giustizia particolare, ma anche retto interiormente, santo davanti a Dio. Vedete allora, questo sole di santità, che è il Cristo, trova in Maria una perfetta corrispondenza. Come il sole illumina la luna e come la luna rispecchia i raggi del sole, così Maria rispecchia perfettamente la giustizia, la santità di quel sole di giustizia che è il Cristo, il Verbo incarnato. Noi onoriamo Maria come la nostra regina, ma la regalità di Maria è strettamente collegata al mistero della sua maternità. Abbiamo in Maria la regina di tutti i santi. Dovremmo anche dire che Maria è veramente la sposa dello Spirito Santo, perché in lei lo Spirito Santo compie misteri sponsali, dando a lei la verginità materna, fecondità, perché da lei, non solo in lei, ma da lei il Verbo prese carne e si fece uomo e dimorò in mezzo a noi. Vedete la fecondità dell'amore che è lo Spirito Santo dell'amore di Dio, la redenzione in Cristo, la vita cristica che impone il suo sigillo su tutte le anime sante. Così che un'anima santificata, vivificata dallo Spirito che è l'amore, quell'anima assume, in qualche modo, la configurazione, la conformità, un adeguarsi a quel modello che è Cristo. Ce lo dice San Paolo Apostolo, il quale parla della crescita in Cristo per giungere alla maturità dell'uomo, secondo il Cristo. La maturità dell'uomo, non la povera maturità umana naturale, la vera maturità spirituale, la maternità voluta da Dio. La maturità dell'uomo integro, dell'uomo deificato, la maturità di Cristo. Ecco, come nessuno può farsi santo se non per la grazia dello Spirito Santo. Osservate il mistero della maternità per Maria. Maria è la madre non solo di Cristo,
di Cristo Verbo incarnatosi per noi, e vera madre anche di quel Cristo mistico, non solo di quel Cristo, chiamiamolo storico, ma anche madre di quel Cristo mistico che è la Chiesa. Perché? Perché tutti i santi si santificano solo tramite questa loro configurazione a Cristo. È bellissimo vedere Maria, che appunto è onorata con questo grande titolo, quasi spaventoso solo a pensarci. Bisogna intenderlo correttamente. Si dice che Maria è forma Christi, lo stesso modello secondo il quale fu modellata dallo Spirito Santo, l'umanità di Cristo, fatta assumere dalla persona dell'Eterno Padre. Cari fratelli, non voglio banalizzare il mistero, ma proprio dalle ultime acquisizioni della scienza genetica, questo ci appare con estrema chiarezza. Perché il Verbo dell'Eterno Padre si rivestì di una carne umana che fu concepita e nacque da Maria senza intervento di un uomo. Perciò, mentre ogni figlio dell'uomo è sempre figlio di entrambi i genitori, del padre e della madre, Gesù era figlio in quanto alla sua stessa umanità, solo ed unicamente della madre. Vedete come lo Spirito Santo ha santificato questa nuova arca dell'alleanza, che è il grembo purissimo di Maria Santissima, proprio perché essa potesse ricevere il Cristo. Il Cristo da lei potesse trarre questa perfezione della sua natura umana. Com'è grande Maria, la forma di Cristo, quasi il modello per l'umanità di Cristo. Non ci si può configurare a Cristo nella perfezione della nostra deificata umanità se non amiamo Maria, se non seguiamo l'esempio di colei che è la stella del mare, la nostra sicura via al Signore Gesù. Cerchiamo allora di riflettere su questo punto dell'universale maternità della Madre di Cristo, sulla città dei Santi. Tutti i santi, essendo cristoformi, sono figli di Maria, perché Maria diede alla luce quel Cristo che è la vita di tutti i santi, e ricevere la vita vuol dire essere generati. Perciò tutti i santi sono in qualche misura generati da Maria, come lo Spirito Santo misteriosamente plasmava nel grembo purissimo della Vergine l'umanità di Cristo. Sebbene così lo Spirito Santo, anche nelle anime nostre, cerca di operare questa misteriosa unione di tutta la nostra umanità, non certo quella ipostatica, specifica di Cristo, ma unione partecipata alla persona non più umana, ma divina, dell'Io di Dio, dell'Io della seconda persona divina, dell'Io del Verbo. Ecco, miei cari fratelli, com'è importante perdere il nostro Io nell'umiltà, fondamento di ogni santificazione, per riprodurre in noi, non per virtù nostra, ma dello Spirito Santo che agisce in noi, il mistero di Cristo, l'unione della nostra povera umanità alla grandezza divina. Vedete come c'è un'analogia, come lo Spirito Santo prendeva il corpo del Salvatore, tutta la sua beata umanità dal grembo di Maria ed univa ipostaticamente l'umanità di Cristo alla persona del Verbo. Così lo Spirito Santo, sposo di Maria, ci modella interiormente secondo il Cristo, perché la nostra umanità aderisca pienamente a Dio, ci lascia trasformare in Dio. Si dice giustamente che la festa di tutti i santi è l'epifania dello Spirito Santo, manifestazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il dono santificante, senza di lui non c'è santità. Però lo Spirito Santo è dato ai santi, alle loro anime, in maniera invisibile, quando appare visibilmente. Ebbene, nella vita dei singoli santi, soprattutto nel trionfo celeste dei singoli santi. Così come la festa di tutti i santi è la festa della manifestazione, dell'epifania dello Spirito Santo, così potremmo dire che anche la festa, la manifestazione della maternità universale di colei, che è la sposa dello Spirito Santo, di Maria Santissima, Madre del Signore e Madre della Chiesa.